Oggi abbiamo avuto la chiusura del bicentenario anastasiano dei giovani, un'ottica di grande collaborazione con le scuole, infatti abbiamo ringraziato dirigenti, insegnanti, alunni e professori. Alla dirigente Capone, alla dirigente Tufano, alla dirigente De Falco e ad Assunta Bellini. Dicevo, in un'ottica di cooperazione e della giusta fine di questo percorso, che non è tanto fine ma inizio per quello che riguarda la nostra collaborazione con le scuole, con gli insegnanti, con gli alunni e con i loro genitori. Questo bicentenario anastasiano è stato scandito in varie tappe, tra cui c'è stata la tappa dei giovani, per noi importantissima. Oggi ha visto la sua conclusione e abbiamo colto l'occasione non solo per l'esibizione di ragazzi che ricordassero i 200 anni di Santa Anastasia e i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma anche per portare a termine un progetto molto caro che ha visto come protagonisti i ragazzi, ovvero il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è stato portato avanti con fermezza dal sindaco, dal presidente del Consiglio, da consigliere comunale Giustina Maione e Lucia Barra, e ha visto tutta l'amministrazione coinvolta. Oggi abbiamo visto da parte del sindaco, che ha voluto fortemente questi tipi di progetti collaborativi, l'investitura del sindaco piccolo, ovvero Francesca Tufano, da parte del nostro sindaco Carmine Esposito.